A San Vito di Valle Castellana è ancora viva e fervida l'attività della pastorizia. Ci sono diversi allevatori che, con modalità e forme più attuali rispetto a un tempo, portano avanti la tradizione una volta diffusa e prevalente nelle aree montane abruzzesi. Per questo l'associazione San Vito in Festa ripropone la 12ª Sagra del Pastore, da domani al 18 agosto, nell'ambito della festa patronale in onore di Maria Santissima Assunta. Tra i prodotti tipici che si potranno gustare c'è la richiestissima pecora in Callara, secondo la ricetta tradizionale, gli arrosticini che non possono mai mancare, formaggio fritto preparato proprio sul posto da sempre dalla mamma del presidente dell'associazione, e poi anche un primo tra diversi primi che è caratterizzato con, tra i vari ingredienti, con la ricotta salata. L'attività della pastorizia appunto viene, come dire, un po' valorizzata, no, con questo appuntamento, con questo evento. Rimane una delle attività più importanti per il territorio di Valle Castellana? Sì, assolutamente sì. Sì, è una delle più, è l'unica forse più importante di tutto il territorio, perché il territorio, come presenza, diciamo, a livello di eventi, di sagre, di promozione territoriale, è soprattutto verso il periodo autunnale con le sagre dedicate alla castagna. Questo è l'unico appuntamento che comunque ricorda diciamo la pastorizia e i prodotti legati alla pastorizia.